Io per costruire questo essere devo mettermi in moto. E qui viene fuori la figura dell'educatore. Quali possono essere i tre campi del suo agire come educatore di fronte a questo? Ve ne butto là tre. Primo, ce lo ricorda Francesco, un agire orientato alla critica, cioè costruire una coscienza critica. Perché la coscienza critica? Per un motivo molto semplice. Vi ho buttato là questa idea all'inizio, no, dell'anno. Oggi le nostre soglie, le soglie della nostra percezione, del nostro giudizio morale si sono abbassate tremendamente, passa di tutto. E un filosofo francese dice: oggi la soglia dell'intollerabile si è paurosamente abbassata. Ecco, la coscienza critica è: no ragazzi, qui siamo oggi di fronte a qualche cosa che è intollerabile, e se è intollerabile non possiamo starcene tranquilli, fare discorsi moralistici. Allora, primo, consapevolezza critica, ricostruire lo spessore di ciò che è intollerabile, se no passa tutto. Nel campo sociale, nel campo economico. Secondo, agire. L'educatore trasformativo. Vi prego, piano piano, vi chiedo per favore, cominciamo insieme a lavorare su cosa vuol dire uscire con una mentalità trasformativa. Infine, la terza parolina che dobbiamo riscoprire nel suo senso profondo e originario. Il nostro gruppo, c'è un gruppo di ex alunni che si chiama Alumni, che continuano a trovarsi. Quest'anno che è passato hanno lavorato sulla parola utopia. La propongo anche a voi, continueranno poi quest'anno nei loro incontri. L'educatore deve riprendere ad apprezzare l'utopia, avere un'utopia, avere la passione per non adeguarsi, ma per cambiare. Questo serve l'utopia, come dice quella poesia, no? Che vi ho già citato.